stagione di Passioni e ci troviamo stasera all'interno della sala del Consiglio del Comune di Fisciano per una nuova presentazione del testo. Praticamente il testo parla delle attività sociali svolte insieme al professore Esposito, un lungo excursus di attività che vanno dall'interno del carcere e poi si propagano all'esterno attraverso le attività di volontariato e dei rapporti avuti con le istituzioni e con il volontariato. La sala del Consiglio del Comune di Fisciano. E oggi abbiamo anche la testimonianza di Vincenzo Salzano, ex detenuto nel carcere di Carinola in provincia di Caserta e ha fatto un pezzo di detenzione con il sottoscritto Ugo De Santis. Allora, Enzo, vogliamo spiegare quali erano le mie attività all'interno dell'istituto? Allora, diciamo che le tue attività all'interno del carcere erano dalla mattina alla sera, anche durante la notte, che non ci facevi dormire, e questo lo ricordo bene, che non facevi altro che scrivere e leggere. Sei stata sempre, per me e per tante persone che hanno avuto il piacere di conoscere, un detenuto modello. E come persona, sei una persona eccezionale, hai cercato di aiutare tanta gente e continui ad aiutare tanta gente, e questo mi fa piacere. E purtroppo quando sei in quei luoghi o ti adatti a determinate cose che riesci a mettere fuori dal tuo idolo, oppure ti abbandoni su un letto e diventi proprio una persona persa. Mentre tu sei stata sempre una persona attiva, e io ricordo che tutte le mattine scendevamo a passeggio a farci 2 ore di corsa, a fare ginnastica insieme, e ti ho ammirato, cioè io ti ammiro e ti ho sempre ammirato per quello che eri e per quello che sei. Io ringrazio l'amico Enzo, che è troppo buono. In effetti io mi occupavo molto anche dei detenuti stranieri ai quali facevo delle istanze, spiegavo il loro titolo di reato, il motivo per cui si trovavano in carcere, perché in genere gli stranieri non conoscevano la lingua, anche se avevano una copia del processo sia in italiano sia nella loro lingua, però avevano bisogno di conoscere la normativa. Poi li aiutavo a scrivere qualche lettera all'avvocato, qualche istanza alla magistratura di sorveglianza. Insomma, piccole cose che erano importanti. La nostra stanza era sempre piena di carte, perché non solo gli stranieri tu facevi le istanze, ma anche gli italiani. Molti. Molti, molti italiani. Bene. E niente, noi, la nostra vita è stata una vita un po' sofferta, però purtroppo oggi siamo liberi, sperando che non ci capita mai più quello che ci è capitato tanti anni fa. Io voglio parlare un attimo di me. Personalmente, io anch'io sono stato definito un detenuto modello. Perché? Perché quando entrai in carcere incominciai a lavorare e ho fatto un bel inserimento. E ricordo quando facemmo teatro, fui applaudito da quasi 500 persone, da tutte le autorità, e ricordo ancora che il direttore del carcere di Carinola ha preso una bottiglia di champagne, me l'ha data in mano a me, ha detto: a lei l'onore, avvocato, perché noi abbiamo fatto la storia, noi abbiamo fatto il teatro, la storia di Galileo. E quindi io ho fatto 2 belle cose lì dentro. Uno, ho preso il diploma come ceramista, ero bravo a lavorare alla ceramica, e poi ho fatto teatro. Comunque la storia di Enzo è anche stata molto intensa, ha fatto molte attività interna e anche ha lavorato nell'istituto. All'epoca Enzo è una persona atletica, una persona molto attiva, anche oggi è attivo, però purtroppo è stato colpito da un male che porta il diabete e quindi oggi lui non vede. Comunque lo ringraziamo per questa testimonianza. Io gli sono sempre vicino, ogni tanto lo vado a prendere, andiamo a fare una passeggiata, e
quello che si può fare per un amico lo si fa sempre. Che cosa ne pensa del libro Stagione di Passioni? Sia un libro interessante, soprattutto per la tematica di grande rilevanza, anche di attualità, data la situazione che esiste sempre tra il dettato costituzionale che riguarda l'espiazione, la pena, le carceri, insomma, dettato costituzionale indica nella rieducazione, nella rimessa in circuito della cittadinanza, di chi diciamo ha sbagliato nella vita e che sconta una pena secondo la giustizia e la legalità diciamo costituzionale. E credo che sia un libro attuale e che presenta diciamo la viva realtà di questa questione, che non è marginale nella complessità della società e della cultura attuale. Siamo con l'avvocato Pietri Rosaria, penalista. Che cosa ne pensa del libro Stagioni di Passioni 2 rispetto all'inclusione sociale? Allora, è un libro che sicuramente affronta il tema in maniera diretta e chiara, perché parla dell'esperienza di una persona che ha vissuto la detenzione e ha capito come il volontariato non solo lo ha aiutato nel percorso detentivo, ma anche successivamente. In effetti io ho letto recentemente dei dati statistici che confermano poi quello che è il contenuto del libro dell'autore, degli autori, ossia il volontariato ha un impatto notevolissimo su quella che è la recidivanza dei detenuti. Addirittura ci sono i casi studiati di detenuti che hanno iniziato il percorso attraverso il volontariato, quindi di inserimento e di inclusione sociale piuttosto che lavorativa, e la recidiva addirittura ha avuto una riduzione pari al 10%. Diversamente, i detenuti che non sono stati accompagnati in questo percorso, la recidiva è di circa chiaramente il 90%, con un impatto poi economico importante, cioè parliamo di 210 milioni di euro annui che lo Stato deve spendere per i casi appunto di recidivanza. Allora, Stagioni di Passioni 2 è un percorso che insieme a Ugo abbiamo fatto rispetto al volontariato e rispetto anche alle esperienze riportate sul territorio. Il percorso del libro, che è Stagioni 1 e Stagioni 2, dove io sono stato anche coautore con Ugo, racchiude un po' tutto il percorso fatto in 4-5 anni di lavoro sul territorio per quanto riguarda l'attività sociale e l'inclusione sociale, attraverso tutta una serie di strategie attuate con varie associazioni del volontariato, perché noi crediamo che il volontariato sia anche un motore molto importante nella costituzione di reti di cittadinanze attive, ma anche per promuovere il territorio attraverso delle eccellenze. Quindi l'inclusione sociale per noi è fattibile ed è realizzabile, in quanto con vari progetti puramente volontari abbiamo sia con uno sportello sociale che con altre attività, abbiamo risolto varie difficoltà e abbiamo anche orientato vari ragazzi anche a fine pena per quanto riguarda l'inclusione sociale, in sostegno, in orientamento e accompagnamento attraverso processi di counseling, di supporto e anche di collaborazione con altre associazioni del nostro territorio. Buonasera, sono Paola Langella, sono psicologa. Allora, che cosa ne pensa rispetto a questo convegno, rispetto all'inclusione sociale, attraverso quali strumenti e anche attraverso il libro Stagioni di Passioni 2? Innanzitutto dire che è stato un convegno di particolare rilevanza, in modo particolare proprio perché abbiamo toccato i temi, quelli appunto dell'inclusione sociale, soprattutto del reinserimento lavorativo del detenuto, e purtroppo tendiamo a definirli in questo modo ex detenuti, e quindi abbiamo in qualche modo dato una visione di dover superare questi pregiudizi rispetto a quella che è l'etichettare in qualche modo il detenuto, e ovviamente il tutto può passare attraverso una
forte educazione, quindi arrivare ai ragazzi, partire dai giovani, proprio per cercare di modificare quelli che sono in qualche modo dei pensieri di fondo che in qualche modo si tramandano, no? Anche da generazione a generazione, e quindi cercare di coinvolgere maggiormente i giovani nel cercare di includere. Quindi credo che la leva principale siano proprio le nuove. Del Dipartimento di Scienze Politiche Sociali della Comunicazione, metodologia della ricerca sociale. Professore, che cosa pensa rispetto all'inclusione sociale attraverso quello che si è detto all'interno di questo convegno, anche della sua partecipazione? Sì, penso che oggi sia stato un convegno molto interessante, che la responsabilità che abbiamo verso la nostra comunità sia, deve guidare il nostro progetto. Il mio dipartimento, il dipartimento a cui appartengo, ha sposato da subito questa iniziativa e sicuramente nei prossimi mesi agiremo, sul nostro territorio con progetti fattivi. La rete si sta costituendo, è una rete ancora aperta, in questo convegno è emersa questa voglia di molte associazioni del terzo settore di entrare all'interno di questo progetto, che è importantissimo per lo sviluppo sociale, culturale, vorrei dire anche economico della nostra comunità. Al comune di Fisciano con l'assessore all'istruzione. Maria Grazia Farina. Allora, assessore, che cosa ne pensa rispetto al convegno svolto per quanto riguarda il libro Stagioni di Passioni 2? Innanzitutto permettetemi di ringraziare Ugo De Santis e il professore Esposito per questa bella occasione che abbiamo avuto qui a Fisciano della presentazione del libro Stagioni di Passioni 2. È un libro davvero pieno di passione e pieno di vita, sembrerà strano, anche in un carcere, in una cella di pochi metri quadrati. Emerge forte l'impegno di Ugo per i suoi colleghi continuano a scontare la loro pena affinché possano avere, nel momento in cui si giungerà alla fine della reclusione, un percorso di inclusione sociale che noi auspichiamo possa realmente verificarsi con il sostegno delle istituzioni e delle associazioni di volontariato presenti sul territorio. Ad Ugo formulo un grande augurio affinché il suo lavoro, questa sua opera che è importante, possa giungere nel miglior dei modi al suo compimento. Anche al professore Esposito formulo lo stesso augurio e ovviamente vi ringrazio ancora per questa bella occasione. Grazie mille. Molto semplice, praticamente tratta proprio delle diseguaglianze sociali.